lezione, io chiederei al maestro Pino Martino Bino di raggiungermi qua. Sì, venire qua vicino a me. Perché inizialmente mi vado a raccontare questa iniziativa nasce proprio grazie a Ovis Goro, questo gruppo che dal nome sembrerebbe composto solo da sardi, invece incredibile, è un coro polifonico composto da sardi e non sardi, incontrati grazie alla forza della musica. Da quanti anni si capiva, maestro? Da diversi anni, tra un po' faremo il decennale. Beh, ci apprestiamo ai momenti. Mi dicevano che per questa iniziativa avremmo dovuto aver presente il sindaco di Ura, uno dei che è stato colpito dall'alluvione, ha manifestato tutta la sua felicità nell'apprendere di questa iniziativa che verrà una parte dei fondi devoluta proprio al suo comune, e ha lasciato anche un appuntamento in sospeso, ne vogliamo parlare? Questo lo sa Francesca allora. Niente, io ho sentito il sindaco di Ura oggi pomeriggio, il quale mi ha detto quelle altre cose che porta i saluti, porta i miei saluti a tutti coloro che saranno presenti, che siamo molto molto contenti di questa vostra iniziativa. E lui ha detto questa cosa, che praticamente i soldi che noi raccoglieremo dovranno essere destinati, detto questo suggerimento. Mi farebbe piacere che voi destinaste questi soldi all'associazione sportiva che ci sta dando veramente tanta, una mano grandissima per questa ripresa, e quindi loro meritano veramente tanta attenzione e tanta solidarietà. E quindi niente, vi porto i suoi saluti e grazie ancora. Devo dire, intanto voglio ringraziare, oltre agli artisti che si esibiranno, Maria verranno appunto ringraziati, voglio ringraziare i tre circoli sardi che ci hanno sostenuto, il Circolo Culturale Sardo di Milano, il Circolo Domo Nostra di Cesano Coscone e il Circolo La Quercia, che tra l'altro ha curato il voglio dire anche un'altra cosa, la giornata di oggi è una giornata particolare perché ricorrono varie cose, tutte da ricordare. Una è la scomparsa di Enzo Iannacci esattamente un anno fa. C'è stato una persona grandissima. La seconda ricorrenza è che 70 anni fa ci fu la leggenda delle forze ardeatine, dove morirono 9 sardi, tra cui un grande cantante, Gavino De Lunas, che era nominato sul Rosignolo de Valdinga. E come diceva Tullio, comunque vuole ricordare una serata di ricordo, ma anche di contentezza. E infatti il prossimo pezzo che noi faremo, con cui chiuderemo questa parte di invito, è un pezzo comunitario da cantare un po' tutti insieme, l'aria dell'aria. Grazie a Mariella Fortes.